tranche per l'assegnazione delle case di Santa Lucia, domani e dopodomani le altre due tranche, quindi tra una ventina di giorni credo che assegneremo, daremo anche le chiavi. Ovviamente queste assegnazioni vanno nel piano dell'amministrazione anche e comunque per togliere tutti i prefabbricati che stanno creando solo problemi non solo per l'amianto ma per tante altre cose. Finalmente dopo anni di attesa manca veramente pochissimo alla conquista di questo diritto della casa per molti di voi che avete abitato per decenni all'interno dei prefabbricati di Santa Lucia. Sicuramente, anche perché abbiamo lottato molto e finalmente abbiamo visto questo giorno. Adesso dobbiamo vedere quelle della consegna delle chiavi, soprattutto è quello che ci interessa molto. È un gran passo avanti, dobbiamo essere sinceri. La nostra lotta è valsa a qualcosa, finalmente. Tra l'altro proprio lei insieme a tante altre della zona avete seguito passo dopo passo i lavori, tra l'altro siete sicuramente state anche da stimolo per, sì, per questa ditta, e sembra che poi alla fine i lavori siano stati realizzati come in effetti vi aspettavate. Sì, veramente, anche perché abbiamo seguito, come hai detto tu poc'anzi, i lavori, quindi abbiamo visto che le cose sono state fatte per bene, veramente, e poi abbiamo dato molto fastidio, devo dire la verità, più che ci odiano che ci amano, però non fa niente. Il rapporto con l'istituzione com'è stato in questo periodo, diciamo, di lotta? Molto buono, io devo essere sincera, il sindaco ci è stato molto vicino, una persona che ha mantenuto tutte le parole che ci ha dato, ci ha sempre comunque sostenuto, ma in tutto veramente, ha lottato con noi, si è incazzato con noi, quindi veramente l'istituzione, devo dire comunale, ci è stata vicino, niente da ridire, siamo contenti di questa istituzione. Sì. Come? A Magliandreia, ho 55, che so io in casa. E molto, mia signora aspetta questo tempo. Dimmi una cosa. In queste condizioni mi fanno cambiare la casa? E perché me l'hanno fatta cambiare? Voi siete molto contenta per andare per Santa Lucia, lo so, ma io non tengo la forza di muovermi da una parte all'altra, questa è una storia. La forza. Contentissima. Sì, sono contenta, però dimmi una cosa, adesso questi soldi del trasporto da una Maddalena qua, da qua, chi me li dà? Non lo sapete, eh? Allora facciate lo dice per televisione. A Santa Lucia. A Santa Lucia, se c'è non si trova. Santa Lucia non si trova, parla a te lei. E come devi dire? È solo l'ultima analisi, l'obbligazione del nuovo arrivo.